Benvenuti e benvenute a questo nuovo appuntamento di Questione Civile 21. Oggi siamo in compagnia di Margherita Ruggeri, vice direttrice della rivista, curatrice dell'archivio di storia moderna e contemporanea, delegata al web editing di Questione Civile 21. Siamo poi in compagnia di Francesco Marino, che è appunto il curatore dell'archivio di storia antica. E delegato per il video editing, e poi abbiamo infine Martina Ratta, che è la curatrice dell'archivio di storia delle relazioni internazionali e responsabile amministrativa della rivista, oltre che caporedattrice. Oggi parleremo di un argomento molto particolare che è stato oggetto di studi in seno alla rubrica archivistica di storia contemporanea, guidata appunto da Margherita Ruggeri. Ma prima di arrivare all'argomento, vi ricordo di cliccare su i link in scheda se vi siete persi i precedenti video podcast, quindi potrete cliccare e recuperarli. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto. Abbiamo bisogno del vostro seguito e del vostro supporto. Bene, per quanto riguarda i social network, vi invito a seguirci e ovviamente inseriremo i link in descrizione. Cominciamo con questo nuovo video podcast. Oggi parleremo della rubrica dal titolo Stragismo in Italia. Da Piazza Fontana a Bologna. Ovviamente l'autrice di questa rubrica è la qui presente Margherita Ruggeri, curatrice appunto dell'Archivio di Storia Contemporanea. La rubrica si è svolta su tre articoli principali, nei quali Margherita ha analizzato lo stragismo interno, quindi italiano, e tutti i casi concreti dei maggiori eventi degli anni dello stragismo italiano. Andiamo subito alla prima domanda, la sottopongo io. Allora, Margherita, spiegaci che cosa è stata la strategia della tensione in Italia. Grazie Alessio per questa domanda. La strategia della tensione, appunto, la identifichiamo come un periodo storico che appunto ha caratterizzato il nostro paese, che va dal 1969, quindi l'anno della strage di Piazza Fontana, fino all'inizio degli anni 80. Precisamente, però alcuni storici dicono anche che vada oltre, comunque fino alla strage di Bologna del 2 agosto del 1980. E quali sono le caratteristiche? Principalmente una che, mediante appunto una sorta di eversione, una sorta di terrorismo politico, un terrorismo eversivo, si mirava appunto in quegli anni a destabilizzare lo Stato italiano, a destabilizzare quel periodo appunto democratico che si era venuto a creare nel secondo dopoguerra. Ho detto che la strage della tensione inizia nel 69, ma comunque ci sono stati anche altri eventi precedenti al 69 che caratterizzerebbero appunto questo fenomeno. Poi dobbiamo superare il 69, arriviamo nel 70, un altro tentativo di rovesciare la democrazia e di instaurare un governo di stampo militare o un governo dittatoriale come si era formato in Grecia con i colonnelli nel 66. Fu il golpe, famosissimo golpe borghese dell'8 dicembre del 1970, messo appunto dall'ex comandante della decima MAS, Junio Valerio Borghese. Appunto, a questo colpo di Stato l'obiettivo era di rapire il presidente della Repubblica Saragat, occupare il Viminale, occupare le sedi RAI. E ovviamente questo tentativo di colpo di Stato, perché non è riuscito, è fallito. Ovviamente era coinvolto in questo colpo di Stato anche l'esercito, erano coinvolti i carabinieri, era coinvolta la polizia, erano coinvolti anche i vertici delle forze armate. E poi un altro tentativo, anche qui non andato a buon fine, fu il golpe bianco, con l'obiettivo di ostacolare nel 74 l'ascesa del Partito Comunista. Fu un golpe organizzato da ex partigiani anticomunisti e antifascisti. Anche questo, come ho detto, non andò a buon fine.
oltre la stagione dei tentati colpi di Stato, ci fu la stagione delle bombe, cioè quella che precisamente va da Piazza Fontana fino a Bologna, cioè la stagione delle stragi. Quindi c'è stata la stagione dei tentativi di colpo di Stato e poi la stagione delle bombe. Questa era la strategia della tensione in Italia. Di questa risposta, che serve comunque da corollario a quello che poi andremo ad affrontare, diciamo, nelle domande successive e soprattutto negli argomenti successivi. Passerei la parola a Martina Ratta. Vorrei chiederti, Margherita, cosa ha rappresentato la strage di Piazza Fontana? Grazie Martina per questa domanda. Piazza Fontana, come ho detto, come ho accennato prima, appunto rappresenta l'inizio della strategia della tensione, ovviamente, l'inizio anche della stagione delle stragi e delle bombe. Piazza Fontana è la piazza dove c'è l'edificio della Banca Nazionale dell'Agricoltura, che è un ente importante nella città di Milano, e il 12 dicembre del 1969 alle 16:37 esatte esplode un ordigno che devasta appunto l'interno della banca uccidendo 17 persone. Fu ovviamente un colpo durissimo per la città di Milano, fu un colpo durissimo per l'Italia. Anche perché c'è da dire, l'Italia non è che in quel periodo fosse tranquilla, era il periodo dell'autunno caldo, il periodo anche ecco, delle proteste studentesche, quindi già l'Italia era in una situazione sociale e politica abbastanza tesa e abbastanza instabile. Poi ci si è messa anche la strage di Piazza Fontana. Ovviamente nessuno si immaginava che Piazza Fontana non sarebbe stato l'unico attentato, ce ne sarebbero stati tanti altri, ma ovviamente nessuno poteva aspettarselo. Le indagini su questa strage non furono per niente facili. Si andò a cercare, ecco, tra i responsabili come prima pista, ci fu la pista appunto anarchica. La polizia arrestò alcuni anarchici, tra cui il ormai celebre, famoso Pinelli, Giuseppe Pinelli, anche un altro anarchico che poi se l'è cavata con, diciamo, un'assoluzione, dopo tantissimi anni di processo fu Pietro Valpreda. Pinelli, diciamo, la sua storia è famosa perché sappiamo tutti che venne arrestato dalla squadra del commissario Calabresi, che appunto si stava occupando della strage di Piazza Fontana, e qualche giorno dopo, stranamente caduto da un ufficio della questura ed è precipitato di sotto morendo. Quindi Pinelli non è mai tornato a casa e questo, la sua morte rimane un mistero, perché non si sa se sia stato un suicidio o se sia stato ucciso dalla polizia. Questo purtroppo non si è mai saputo. Non si è mai saputo perché purtroppo anche Calabresi nel 72 è stato ucciso. È stato ucciso da un comando, da un sicario, da due sicari, pardon, due sicari. La sua morte però non è stata voluta dai responsabili di Piazza Fontana, è stata voluta da altre persone. Persone vicino alla sinistra extraparlamentare, componenti di Lotta Continua, che era appunto un'organizzazione terroristica di estrema sinistra, e sappiamo che non tutti hanno pagato per la sua morte, perché per esempio c'è Pietro Stefani, Giorgio Pietro Stefani, che non è in Italia perché è scappato in Francia ed è sotto protezione del governo francese in base alla dottrina Mitterrand, che appunto proteggeva i terroristi che si rifugiavano in Francia in quegli anni. Quindi Pietro Stefani non ha pagato per la morte di Calabresi. Ma comunque, tornando a Piazza Fontana è una strage legata alla destra eversiva, è legata a Ordine Nuovo, in particolare a Ventura e Freda. Si dice siano stati responsabili della bomba, ma dopo non so quanti anni di processo si arriva al 2005 e termina tutto con una soluzione finale, quindi non c'è un colpevole definitivo per Piazza Fontana. Non solo,
ma i parenti delle vittime sono stati condannati a pagare le spese processuali. Quindi, oltre il danno morale, il danno economico e la perdita delle persone più care, non solo, dovevano pagare anche le spese processuali. Quindi, oltre il danno, ripeto, anche la beffa per i parenti, oltre a non aver avuto giustizia, la beffa anche di cacciare soldi, cacciare denaro per pagare il processo. Quindi Piazza Fontana si è conclusa in questo modo, potremmo dire così. Purtroppo non c'è una, ver c'è una verità, ma non è definitiva, ecco, diciamo così. Perfetto, allora grazie di questa risposta esaustiva anche diciamo, sul periodo antecedente allo stragismo, ma soprattutto per aver chiarificato ciò che successe durante la strage di Piazza Fontana. Passiamo a un altro step della fase, diciamo, dello stragismo e quindi lascio la parola a Francesco Marino che ha una domanda per Margherita. Grazie Alessio. Allora Margherita, la domanda che vorrei porti è la seguente. La strage di Piazza della Loggia fu una strage la cui matrice è collegabile alla destra eversiva? Grazie Francesco per questa domanda, ti rispondo di sì, cioè Piazza della Loggia è collegata all'estrema destra, la matrice è di destra. Piazza della Loggia è una delle piazze principali della città di Brescia e il 28 maggio del 74 si stava svolgendo un comizio antifascista perché nei mesi precedenti c'erano stati, diciamo, delle esplosioni e de delle av degli avvertimenti, ecco, tramite appunto ordigni. E il 28 maggio però si raggiunge purtroppo l'apice perché muoiono alcune persone. Alle 10:12 si sente un'esplosione e appunto si capisce subito che fu una bomba, fu una devastazione. Sette persone morirono tutte le persone intorno a quel cestino della spazzatura dove era stata piazzata la bomba e fecero da scudo alle altre persone presenti in piazza. Ovviamente ci furono quasi 100 feriti, quindi non è neanche da sottovalutare il numero dei feriti. Però la cosa che proprio devasta è il fatto che queste persone hanno rimesso appunto hanno pagato con la vita. Piazza della Loggia, ripeto, è collegata all'estrema destra. In particolare, le prime indagini si soffermano su un personaggio che si chiamava Ermanno Buzzi, che era un personaggio abbastanza strano, abbastanza controverso. Si dice sia stato lui a fabbricare, secondo una testimonianza di una persona vicina a lui, sia stato lui a fabbricare la bomba e poi, a passarla ad un certo Raffaele Papa. Che avrebbe appunto messo la bomba dentro il cestino della spazzatura sotto uno dei portici della piazza. Questo, diciamo, fu la prima pista, diciamo così, la pista di Buzzi fu la prima su cui la magistratura si concentrò. Quindi, che succede? Si apre il processo, quindi Buzzi viene rinviato a giudizio insieme a Angelo e Raffaele Papa, quindi questi due fratelli, che appunto di cui Raffaele però era accusato di aver messo la bomba, Angelo invece fu complice. Il rinvio a giudizio, arriva la sentenza del 79, Buzzi viene condannato all'ergastolo, mentre gli altri, alcuni, vengono prosciolti, anche altre persone erano state accusate, mentre Angelo Papa prende 10 anni. Nell'81, in attesa del processo d'appello, succede una cosa però inaspettata. Ermanno Buzzi viene strangolato in carcere, mentre in attesa di processo. Viene ucciso da anche altri due ex terroristi di destra, quindi Buzzi non può più parlare, ma comunque il processo va avanti, si deve continuare per forza. Niente da fare, nell'82, nonostante anche Buzzi sia morto, sono tutti assolti.
per insufficienza di prove e nell'85 la Cassazione conferma le assoluzioni. Si apre poi un altro processo, sempre verso la fine degli anni 80, sempre a carico di altri componenti della destra eversiva di quegli anni. Ci fu Sergio Calore, per esempio, e Angelo Izzo. Angelo Izzo era già stato accusato e condannato all'ergastolo per il massacro del Circeo, quando venne accusato di aver ucciso Rosaria Lopez e di aver seviziato, violentato Donatella Colasanti appunto al Circeo nel 75. Quello fu un caso eclatante di cronaca nera che appunto destabilizzò completamente gli animi di tutti, perché comunque fu una cosa tremenda a dir poco. Izzo veniva dalla Roma, cosiddetta Roma bene, Roma pariolina, ed era vicino a ambienti di estrema destra. Anche il secondo processo, anche qui, assoluzioni. Terzo processo, arriva ad accusare Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, per esempio, che erano componenti di Ordine Nuovo, anche loro, qui di nuovo torna questa organizzazione, e anche qui. Tra condanne e assoluzioni, prima la Corte d'Appello conferma le assoluzioni, poi la Cassazione annulla le assoluzioni e poi di nuovo ci sono le condanne. Quindi ci fu come posso dire, una specie di tra assoluzioni e condanne, un po', ecco. Del 2015, Maggi viene condannato all'ergastolo, che sia stato lui, quindi si è passati da Buzzi a Maggi negli ultimi anni come principale esecutore. Nel 2017 viene condannata la sentenza, ma Maggi muore nel 2018, scherzo del destino. Quindi anche qui niente da fare, niente, anche qui verità, sì, è di estrema destra, ma non c'è anche qua un colpevole definitivo. Grazie Margherita per questa risposta alquanto esaustiva, devo dire, sul coinvolgimento della destra eversiva nella strage di Piazza della Loggia. Passiamo a Martina che ha un'altra domanda, sempre nel merito dello stragismo italiano. Prego Martina. Vorrei sapere da te, Margherita, c'è una verità definitiva sulla strage dell'Italicus? Grazie Martina per questa domanda. Ti rispondo in modo proprio rapido, perché la strage dell'Italicus non ha una verità definitiva, non ci sono colpevoli, non si sa chi abbia messo la bomba su quel treno, che l'Italicus era il treno Roma-Brennero, che appunto collegava la capitale al confine italo-austriaco il 4 agosto del 74 sotto la galleria a San Benedetto Val di Sambro, vicino Bologna, un vagone esplode e fu letteralmente un ordigno, però non ci sono colpevoli. La responsabilità morale della strage c'è, ed è, questo lo dirò anche nell'altra rubrica, è della loggia massonica P2 guidata da Licio Gelli, che avrebbe finanziato la strage, ma non si sa chi è stato. Si dice sia stata la destra eversiva e l'organizzazione Ordine Nero a mettere la bomba, ma nonostante i processi, nonostante le indagini, non è mai stato verificato. Grazie Margherita. Adesso cederei la parola ancora a Francesco, un marino, che ha un'ulteriore domanda, questa volta però sulla strage di Bologna del 1980. Prego Francesco. Allora, Margherita, io vorrei sapere da te se ci sono notizie riguardanti al depistaggio della strage di Bologna. Si sa chi ha depistato la strage di Bologna? Grazie Francesco. Allora, sì, Bologna è famosa per i suoi depistaggi. Diciamo che il depistaggio, uno dei più famosi, fu orchestrato dal SISMI, era il servizio segreto militare, nel gennaio dell'81, ecco, neanche un anno dopo la strage, con un'operazione che si chiamava Terrore sui treni. Nel gennaio dell'81, sul treno Taranto-Milano, venne ritrovato un arsenale di armi, fucili, bombe. Si pensa sia proprio l'ordigno, la bomba usata a Bologna e due passaporti di due stranieri. Quindi questo fu un depistaggio organizzato dal SISMI,
per gettare gli inquirenti nella famosa pista internazionale. Sappiamo che poi la pista fu completamente italiana, non c'entrava niente né la Libia, né, perché appunto c'erano anche queste voci che la Libia era coinvolta, perché comunque 2 mesi prima c'era stata Ustica, quindi tutte queste cose qui. Invece il Sismi, alcuni membri del Sismi, tra cui il generale Musumeci, per esempio, Belmonte e Francesco Pazienza, tutti e tre del Sismi, hanno voluto gettare gli inquirenti appunto sulla pista internazionale. Ovviamente, depistaggio smentita completamente. La pista, ripeto, fu completamente italiana perché vennero arrestati Valerio Fioravanti, che era il leader dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, un'organizzazione clandestina terroristica di estrema destra che si era resa protagonista dal 77 in poi di rapine, omicidi, detenzione illegale di armi. E l'anno dopo viene arrestata la sua compagna, Francesca Mambro, anche lei compagna di vita di Fioravanti, ma terrorista dei NAR. È stata arrestata dopo una sparatoria che è avvenuta di fronte a una banca in cui è rimasto ucciso un ragazzo, un adolescente, mentre andava a scuola. Quindi Fioravanti e Mambro sono ritenuti i responsabili, coloro che hanno piazzato la bomba alla stazione di Bologna dentro la valigia, appunto in una valigia messa nella sala d'aspetto della seconda classe, che appunto è il luogo poi dove è avvenuta l'esplosione alle 10:25 del 2 agosto dell'80 e che ha ucciso 85 persone e ha ferito 200 persone. Questa è infatti la strage più grave dal secondo dopoguerra. Quindi i depistaggi ci sono stati da parte del Sismi e poi da parte anche, poi è stato condannato anche Gelli dalla loggia massonica P2, perché Musumeci era iscritto alla P2, per esempio. Quindi tra P2 e Sismi i depistaggi ci sono stati, ovviamente, ma poi ci sono stati anche da parte di membri interni dello Stato, che poi si è scoperto ovviamente più in là. E la politica in questo comunque ha reagito abbastanza, posso dire così così. Il presidente del Consiglio Cossiga, questo mi tocca dirlo, ha avuto il coraggio di dire, dopo che è esplosa la bomba, che fu una caldaia. Assolutamente no, perché la sera stessa viene trovata polvere da sparo e si capisce subito che fu un ordigno. Un ordigno poi, che quando è stata fatta la perizia, un ordigno composto da nitroglicerina e T4. T4 è un esplosivo militare, quindi come facevano Mambro e Fioravanti ad avere un esplosivo militare? Chi ha fornito loro quell'esplosivo? Anche qui non si può rispondere. Grazie Margherita per questa risposta sulla strage di Bologna. Ovviamente ci sono stati dei risvolti, cioè ovviamente alcune indagini sono tuttora aperte, per cui appunto nel corso degli ultimi anni ci sono stati dei risvolti particolari e soprattutto risvolti che hanno gettato una luce in più, magari su quello che è successo e soprattutto sul perché è successo. Spesso il filo conduttore di questi eventi, di queste stragi, è uno e uno solo, ovvero il poco rumore su ciò che concerne gli sviluppi di indagine e soprattutto il poco rumore su quale sia stata la verità che forse accomuna o differenzia una strage dall'altra. Quindi giustamente la domanda è lecita: esiste un unico filo conduttore o esistono più, diciamo, più parti coinvolte e che quindi queste stragi derivino da progetti, seppur sovversivi, ma diversi? Questo ovviamente non lo potremo mai sapere, immagino, proprio perché su queste stragi le indagini sono molto, molto lente. E soprattutto la maggior parte degli attori coinvolti oggi sono defunti, per cui è ovvio che molto probabilmente tutti questi casi passeranno in sordina nella storia del nostro paese e della storia repubblicana, così come già sta avvenendo per molte
da parte di molte testate giornalistiche, perché appunto molti di quegli sviluppi ultimi che ci sono stati non sono stati narrati da tutte le testate giornalistiche, ma spesso si è cercato di lasciare queste notizie un po' così, un po' messe da parte. Ovviamente l'ultima domanda è lecita ed è doverosa. Quali sono gli ultimi sviluppi di cui stiamo parlando nel merito della strage di Bologna? Domanda più che doverosa. Le indagini sulla strage di Bologna non si sono mai fermate. E infatti negli ultimi anni è stato condannato un altro esponente della destra, Gilberto Cavallini, è stato condannato all'ergastolo, nonostante ne avesse tanti altri ovviamente, anche per altri fatti, in quanto avrebbe offerto base logistica a Mambro e a Fioravanti. E a Ciavardini, che era un altro esponente, ma ha avuto un processo a parte. Ciavardini, perché era Luigi Ciavardini era minorenne al tempo della strage, quindi ha avuto un altro processo. Comunque i principali indiziati rimangono sempre Fioravanti e Mambro. Sì, poi l'anno scorso, penultimo tassello, perché l'ultimo è di quest'anno, il penultimo tassello è questo: la Procura di Bologna ha chiuso le indagini sui finanziatori e i mandanti della strage. Uno fu proprio Licio Gelli, il capo della P2, un altro fu Umberto Ortolani, un altro fu Federico Umberto D'Amato, che lavorava al Ministero degli Interni. Ecco qui la componente dello Stato. Ortolani era un imprenditore, ma era vicino alla P2. La componente dello Stato, D'Amato. Mario Tedeschi, senatore dell'MSI, anche qui, altra componente dello Stato. Poi altri due nuovi indagati. Un ex generale del SISDE e un ex carabiniere. Quindi, sei persone che sarebbero stati, secondo la procura, i mandanti e i finanziatori della strage. Questo, si è chiuso il cerchio anche sui mandanti, ci sono voluti più di 40 anni, ma intanto è un passo in più, come dico io. Poi, l'ultimo tassello di quest'anno, è stato rinviato a giudizio un altro terrorista di Avanguardia Nazionale che si chiama Paolo Bellini. Perché è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Bologna? Perché spunta in un video di quel giorno alla stazione. L'ex moglie, secondo fonti giornalistiche, l'avrebbe riconosciuto in quel video. La Procura di Bologna così lo ha arrestato e lo ha rinviato a giudizio. Anche qua, dopo ben 40 anni, c'è un altro terrorista che è indagato per la strage della stazione di Bologna. Quindi il processo non si è mai chiuso, le indagini non si sono mai chiuse. Ovviamente in questo caso presunto terrorista. Perché... Presunto. Bellini era un terrorista negli anni 80, negli anni 70 ovviamente 80, però adesso è stato rinviato a giudizio, quindi ci sono voluti anni. Solo perché spuntava in un video del 2 agosto dell'80, quindi solo perché è stato riconosciuto, perché può essere anche, io non lo so, però può essere che venga assolto, che venga condannato, comunque la strage è dell'80, sono quasi 41 anni, 41 anni per condannare altre persone, per chiudere le indagini sui mandanti, che sono praticamente quasi tutti deceduti. Gelli è deceduto, D'Amato è deceduto, Ortolani è deceduto, cioè i parenti delle vittime chiedono ancora giustizia per i propri cari, ma sappiamo che la giustizia italiana purtroppo va a rilento, soprattutto su questi eventi. Grazie Margherita, e ovviamente quest'ultimo passaggio può aiutare a chiarire ancora di più ciò che è successo più di 40 anni fa. Ovviamente qui si aprono numerosi fulcri sui quali poter dibattere. Uno tra i tanti è la lentezza della giustizia interna, una lentezza casuale o voluta, visto che erano coinvolti pezzi dello Stato e anche attori, diciamo, politici, quindi segretari di partito, eccetera, eccetera, membri dei servizi di informazione,
per la sicurezza della Repubblica. Quindi, insomma, stiamo parlando di un insieme di componenti che erano parte integrante dello Stato stesso, per cui appunto si aprono diversi temi sui quali poter dibattere. Ovviamente non abbiamo la presunzione o l'arroganza di poter, diciamo, presumere una qualche verità, però è innegabile che siano stati coinvolti pezzi appunto dello Stato, membri dei servizi di informazione, e soprattutto segretari di partito, membri dei partiti politici che allora sedevano in Parlamento. Quindi stiamo parlando di un periodo, diciamo, della storia del nostro paese molto molto brutto, negativo. Innocenti hanno pagato il delirio di molte persone che avevano come sogno quello di sovvertire le istituzioni dello Stato e le istituzioni repubblicane. E ovviamente non è questa la sede per poter determinare una qualche verità assoluta su ciò che è successo in quegli anni. Il fatto che rimane però è che molte vittime non hanno ancora avuto giustizia. E questo purtroppo è un tallone d'Achille del nostro paese, come ben sappiamo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video podcast. Spero che sia stato interessante, fatecelo sapere nei commenti e se avete domande, al contempo fatecelo sapere nei commenti. Vi reinvito a seguirci su tutti i social network, i cui link sono sotto in descrizione e alla prossima.